dentro il movimento, non sono fuori, sono la Lega, non la Lega, le cose, se parlo di attualità, di che cosa dovrei parlare secondo te? Contro chi? Che siamo al governo, contro chi? Ok, buona pizza, vai. Vedete, Beppe Grillo sta provando il suo spettacolo sul palco. Le luci, va bene. Lei è anche una simpatizzante del movimento? No. È qui per proprio niente. Perché le piace lui come comico. Come comico. In questo momento, lei come vede questo rapporto tra Lega e Movimento 5 Stelle? Ma diciamo è un po' turbolento, però penso che duri fino alla fine del mandato. Sì. Non è che va tutto liscio come dovrebbe andare, perché è stata una costrizione questa con la Lega. La Lega non mi piace, ma il PD è tale quale. Questo passo di lato di Beppe Grillo rispetto al Movimento, come lo vede? Beh, a me non è piaciuto, sinceramente. Il popolo italiano, e siamo noi, il 35% degli italiani stanno a malapena capire quello che uno dice, scrivere, leggere, il 35%, che combinazione, è la stessa percentuale della Lega. Buonasera, la sa qualche parola di russo, Beppe? Sai che non posso. Lei che idea si è fatto di questa vicenda della Lega, dei fondi dalla Russia? Non posso. La mia religione ormai mi vieta di... È una grilloteista, una religione grilloteista. Dell'intermediare. In che direzione va il movimento in questo momento? Senta, ma nelle sue notti insonne che futuro vede per il governo? Casaleggio, io, Di Battista, un acquario bellissimo, poi l'abbiamo fatto bollire verso l'entropia, è bollito un acquario, è diventata una zuppa di pesce. La sinistra è morta perché non ha narrazione. Io credo che il dovere di un comico è di non avere rispetto per nulla. Il suo è un passo di lato definitivo nel movimento? Via, dai. Allora,